fortuito in strada con Focardi che teneva il suo giornale in mano, dicendo: ho incontrato un matto, ci vuole fare l'energia. Poi non era tutt'altro che matto, l'energia sembra che venga prodotta realmente. Lo avvicinai per dirgli, chiedendogli di smontare la mia ipotesi, cioè dicendogli: guardi, io le pago la consulenza affinché lei mi spieghi perché questo non può funzionare, così io mi metto il cuore in pace e la pianto lì. Sembrava che Rossi all'epoca non avesse perso la speranza di farlo funzionare. E dopo un colloquio e uno studio delle carte, invece, lui mi incoraggiò ad andare avanti e così siamo andati avanti. Per oltre 2 anni Sergio Focardi e Andrea Rossi si incontrano periodicamente in un laboratorio improvvisato a Bondeno, in provincia di Ferrara. Il loro lavoro congiunto sembra dare i suoi frutti. Quello che sentivamo dire da Focardi erano dei risultati sempre più eclatanti, con fattori di moltiplicazione di energie sempre più alti. E eravamo tutti piuttosto curiosi, devo dire. Come le è venuta l'idea di questi additivi segreti? Guardi, 10% di intuizione e 90% di perspirazione. Ho provato migliaia di reattori e migliaia di combinazioni diverse finché sono arrivato a quella che ha funzionato. L'Energy Catalyzer è ormai pronto per la sua prima uscita pubblica. L'apparato sperimentale viene caricato con 1 grammo di polvere di nickel e con una piccola quantità di idrogeno ad alta pressione. È lo stesso Andrea Rossi ad accendere la macchina, immettendo energia elettrica in una serpentina che scalda il reattore. In pochi minuti la temperatura schizza verso i 100 gradi, vaporizzando l'acqua che circonda il sistema. Il fisico dell'Università di Bologna, Giuseppe Levi, certifica che in 1 ora di funzionamento l'Energy Catalyzer ha prodotto 10 kW di potenza, 30 volte di più dell'energia immessa. Una quantità enorme di energia, impossibile da spiegare secondo le leggi della chimica e della fisica. Abbiamo fatto le nostre misure, le abbiamo ripetute, abbiamo controllato che non ci fossero cavi nascosti, abbiamo controllato che non ci fossero batterie nascoste, abbiamo pesato. Cioè, adesso tutte le evidenze sperimentali che abbiamo ci indicano che l'oggetto sta funzionando. Il combustibile che questa macchina consuma è costituito da nickel e idrogeno. In 24 ore questa macchina consuma circa 1 grammo di idrogeno e in 180 giorni consuma circa 50 grammi di nickel. Che vuol dire, quindi, a livello economico quanto costa? Un grammo di idrogeno non ho idea, forse un centesimo, e 50 grammi di nickel 50 centesimi. Allora, io l'ho visto funzionare a dicembre, a gennaio, una prova tecnica agli inizi di febbraio e un'altra prova a marzo, e ci saranno ulteriori altre prove. A un certo punto a Bologna si dice che se canta come un gallo e raspa come un gallo, allora è un gallo, insomma. L'Università di Bologna studierà il fenomeno per cercare una spiegazione scientificamente sostenibile. Sarà lo stesso Andrea Rossi a finanziare la ricerca con 500.000 euro. Ma intanto Sergio Focardi ha già una sua teoria. Thank you.